Spiccano l'azzurro e il dorato dell'armatura nel tappeto di sale che è stato realizzato proprio nel giorno del Santo Patrono dall'ufficio diocesano Migrantes insieme ad alcuni migranti e che raffigura San Michele Arcangelo, una vera e propria opera d'arte composta da piccoli granelli di sale colorati, disposti con grande maestria e che è stato collocato proprio nella cappella dedicata a San Michele all'interno della cattedrale nissena, in quella che si trova dall'altro lato dell'altare, e cioè la cappella della Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II, ne è stato realizzato un altro, figurante lo stemma dell'ufficio Migrantes. I migranti che risiedono stabilmente a Caltanissetta, ma quelli che anche che sono di passaggio, sono cittadini nisseni a tutti gli effetti, anche se magari per un breve periodo. E quindi con loro abbiamo voluto rendere omaggio al Santo Patrono. Abbiamo realizzato un disegno di San Michele che è ripreso da una vetrata, molto colorato, quindi anche per dare quest'idea di una società sempre più a colori. E poi il logo della Migrantes, che rappresenta la Maria, Giuseppe e Gesù che sono migranti in Egitto. In realtà doveva essere fatto sullo stile delle infiorate davanti proprio alla chiesa e San Michele sarebbe dovuto passare, diciamo, sopra queste immagini, ma a causa del maltempo le abbiamo realizzate all'interno. È una tecnica molto semplice, economica, quindi non c'è nessun tipo di spreco, perché comunque cerchiamo anche di stare attenti a queste cose, anche siano scelte sostenibili. Un'attività questa che rientra nel programma di costruire il futuro con i migranti e i rifugiati e che si concluderà il 3 ottobre. C'è tanta partecipazione da parte delle comunità straniere e anche i nisseni un po' si avvicinano curiosi, speriamo di vederne sempre di più nei prossimi giorni.